Buongiorno e buona giornata a tutti. Buon martedì 19 maggio 2020, qui a Trani, insomma, c'è un po' pericolo di pioggia. Comunque, difatti, ho acceso qui la luce nella mia stanza perché l'atmosfera era un po' più quasi notturna, anche se sì, siamo nelle primissime ore del mattino, sono quasi le 7. Bene, diciamo che ieri, guardando un po' se c'è la notizia, vabbè, non voglio fare, diciamo, un go bengala, una cosetta mia, diciamo, voi conoscete, no, Binuccio, che fa Binuccio risponde. Allora, provo almeno, ovviamente su cose sicuramente differenti, a fare un mio tentativo, diciamo, di cabaret. Infatti, questo momento, che appunto si chiama Cabaret Deluxe. Nicola, rispondi? Hai visto qualche successo da ieri nella ripresa? Eh sì, caro Nicola, lo abbiamo visto. E ora speriamo tutti che, insomma, piano piano ci possiamo riprendere. Però le cose non vanno tanto bene. Molti buttano le mascherine, anche i guanti. Lo so, caro Nicola, bisogna redarguirli a questa gente qui, non è possibile. Il Papa ha ricominciato a fare le messe con il popolo. Sì, abbiamo visto, caro Nicola. Insomma, sono belle le messe con la comunità. Il governo ha detto che ci dovrà aiutare diciamo, dandoci una fonte di soldi, ma per ora non si è visto niente. Caro Nicola, purtroppo la burocrazia qui in Italia è super lenta, non siamo la prima volta, quindi, insomma, ormai ci siamo fatti le scorse in gola. Bravo, sì, le scorse in gola, esatto. Che dice lo sport? Che dice lo sport? Lo sport, insomma, è ricominciato la Bundesliga. Insomma, ieri il Bayer Leverkusen ha vinto in casa del Werder Bremen per 4-1. Azzo, per 4-1 ha vinto, non lo sapevo. E neanche io lo sapevo, l'ho letto stamattina. Non ho visto tutta la partita ieri. Nicola, hai parlato con Giuseppe Conte? Purtroppo no, caro Nicola, non ho il suo contatto. Insomma, c'è chi più in alto di me che può parlare con lui. Insomma, quindi, che tempo sta a Trani, Nicola? Ho detto, qui è nuvoloso e mi lascia pioggia. Invece, nella tua terra fantastica, a me qui c'è la nebbia, mamma mia, non si può vedere proprio. Comunque. Fammi sentire, Nicola, com'è andato il fine settimana? Dimmi. Fine settimana è stato un po' freschetto, è andato bene, insomma. Quindi, sono visto anche con il mio caro amico Maurizio. Mi raccomando, salutamelo Maurizio. Certo, non mancherò. Ma è vero che il governo ha detto che ora ci si può incontrare, si può andare a trovare. È vero che il governo ha detto che ora si può andare a trovare un amico? Sì, questo è vero. Però la mamma del mio amico Alessandro giustamente vuole, diciamo, vuole mantenere la riservatezza, che è anche giusto. Beh, Nicola, io vado
A fare la colazione, va, che stamattina mi hai svegliato molto presto. Va bene, Nicola, quando vuoi ci possiamo lasciare, ci diamo appuntamento al prossimo cabaret. Ah, Nicola, dimenticavo, hai visto? Rosario Fiorella ha fatto il compleanno pochi giorni fa, sei contento? Beh, Rosario Fiorella, insomma, un personaggio, insomma, importante nel nostro panorama della televisione, poi ha fatto tante cose, quindi Nicola, ma tu sei andata a messa? Hai visto, ti sei reso conto un po' della gestione che stanno facendo? Non ancora, caro Nicola, insomma. Andrò giovedì per l'adorazione eucaristica con il mio gruppo del Rinnovamento nello Spirito. Mi raccomando, salutameli tutti, non vedo l'ora di vederli. Certo, li saluterò. Nicola, bene, io saluto tutti quanti dicendo non dimenticate di fare cabaret come me e che dire. Viva la vita e speriamo che il vaccino venga trovato subito. Sì, certo, Nicola, anch'io ti saluto. Beh, ciao a tutti, alla prossima. Ok, grazie anche a te, Nicola. Bene, cari amici, spero questo angolino divertente del cabaret vi sia piaciuto. Ovviamente ho detto, non è un mio gobengola di Pinuccio Rispondi, è una cosa un po' divertente. Comunque, grazie a tutti per l'attenzione. Oggi ho recuperato proprio poco fa la puntata di venerdì scorso di SmackDown in italiano, me la gusterò più tardi e niente, quindi sempre Forza Fiorentina, Nicola! Ma non era andato via, lo so, sono ricomparso. Sì, forse Fiorentina per il mio campionato manager a FIFA, però oggi credo sarò in pausa, riprenderò domani. Bene, grazie a tutti e alla prossima. Buon proseguimento di giornata e buongiorno a tutti. Ciao caro Nicola, alla prossima anche a te. Ciao, Nicola, ma non era andato via, lo so. Ciao a tutti, ciao, ciao.